Nella più bella partita giocata in questa stagione in Via Fermi, la Giorgio Tesi Gruppa in un colpo solo strappato applausi convinti ad un Palacarrara esaurito e come sempre caloroso, battuto una Caserta che ora ha tutti i mezzi per togliersi dai guai e ipotecato seriamente la salvezza, che poi è lo scudettino della formazione ottimamente guidata da coach Paolo Moretti. Resta da avere l'avallo della matematica, ma l'impressione, non solo quella, è che dopo la pausa i biancorossi possano guardare con una certa tranquillità a chi sta davanti, piuttosto che a quelli alle spalle. E io dico che per quanto riguarda noi abbiamo un dovere prima di tutto nei confronti di noi stessi, ciascuno di noi deve puntare al massimo sempre, i giocatori e staff. Abbiamo 11 partite davanti a noi ancora piene di scontri diretti, partite complicate, campi belli da andare a giocare, quindi non guardiamo avanti e dietro, guardiamo noi stessi. E cerchiamo di fare ogni domenica bene come stiamo oramai facendo da un mese e mezzo a questa parte. Poi vediamo, ecco, se quando arriveranno questi 20-22 punti che ci faranno stare tranquilli a guardare solo avanti, prima arriverà questa situazione e prima faremo altri discorsi, altri progetti. Io per primo in spogliatoio e ovviamente voi dopo come eco dove vi compete, però ecco, dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa ben salda tra le spalle e lavorare duro come stiamo facendo da sempre. E io credo che voi lo vedete, i nostri tifosi lo vedano e quindi andiamo avanti così. Contro la Pastareggia si sono viste diverse belle giocate, significativi aiuti difensivi, la regia e punti di Figlioi e Hall, la concretezza di Milburn, la tenacia di Amoroso, l'altruismo di CJ Williams e il carattere di Cinciarini. Tutti comunque meritano un bel voto in pagella. Pistoia è piaciuta anche Vincenzino Esposito. Complimenti a Pistoia che ha giocato una buonissima partita anche quando un paio di volte si è trovato in difficoltà o abbiamo provato a metterlo in difficoltà, ha reagito molto bene. Questa dimostrazione che la squadra di Pistoia in questo momento è una squadra che gioca una buona pallacanestro, ha ritrovato fiducia, la quadratura con i due nuovi innesti. Noi credo che non abbiamo giocato una cattiva partita, però credo che per poter vincere in questo momento contro squadre, soprattutto fuori casa, per vincere fuori casa contro squadre quadrate che hanno un'identità già ben precisa, che è quello che ha trovato la squadra di Moretti nell'ultimo mese, abbiamo bisogno di più che 15-20 minuti di pallacanestro. Dobbiamo giocare con più continuità fuori casa.